L'umanità ha una storia che racconta una terribile catastrofe dopo l'altra. A me per una volta piacerebbe svegliarmi magicamente in un mondo migliore. Che cosa ti fa pensare che il mondo migliorerà? Durante il corso delle nostre vite, l'uomo ha messo piede su Marte. Il cancro è stato sconfitto. Eppure per ogni risposta ricevuta appare una nuova domanda. Devi capire una cosa del surriscaldamento. Non importa, entro questo secolo saremo morti. Non lo vedremo, ahimè, ma staremo sorridendo in delle bare placcate d'oro. Questa non è la vita che noi avevamo immaginato. Quando un uomo ha una casa che va a fuoco è facile negoziare con lui. Non possiamo lasciar perdere e tornare a casa. Per una semplice ragione. E cioè che noi siamo a casa. Questa è l'unica casa che noi tutti abbiamo. Il cambiamento climatico è come un orso. Il pianeta ha passato decenni a lottare con questo orso. Fino ad ora l'orso ci ha fatto a pezzi. Ci è venuto in mente di inventare una tecnologia che ci aiutasse a sopravvivere, o meglio, a prosperare. Tu non puoi sapere come andrà a finire. Non andrà come te lo aspetti. Non succede mai. Che lo ricordi a me emozioni felici. E invece adesso? Sei felice adesso? Siamo delle brutte persone. Smetti di avercela con il passato. Il futuro è oggi. Miami è pericolosa. Sua madre mi diceva che ha una sorella a Chicago. Non la odiavi, tua sorella? È troppo caldo là fuori per odiare le persone oggigiorno, Marshall.